tutti i presenti favorevoli, la mozione emendata viene approvata. Vai tutti insieme appassionatamente. Possiamo passare al punto 8, ex punto 7, discussione della mozione. Protocollo numero 26160 del 19/5/2022, relativa all'attivazione di un piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare. Ma su questa centrodestra senti che legnata che dà. Consigliere Delle Chiaie, prego consigliere. Grazie Presidente, cercherò di essere più breve possibile. L'emergenza abitativa nel comune di Frascati continua ad essere un problema, le cui dimensioni diventano sempre più rilevanti a causa della grave crisi economica. Abbiamo un grande patrimonio immobiliare e con una corretta gestione dello stesso si otterrebbe una valorizzazione e un proficuo utilizzo. Da molti anni si parla di ricognizione patrimoniale così come di dismissioni immobiliari, ma l'indirizzo politico riguardante il patrimonio comunale mi sembra fermo. Si richiede al sindaco e agli uffici preposti di attivare al più presto un piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare con assegnazioni o alienazioni, relazionando anche la commissione preposta. Grazie, grazie consigliere Delle Chiaie. Ha chiesto la parola la sindaca Francesca Sbardella. Prego. Grazie Presidente. Allora, innanzitutto mi permetto di dissentire sulla politica affermazione che l'indirizzo politico riguardante il patrimonio comunale è fermo, perché insomma bisognerebbe prima accertarsi se realmente è fermo. No, non è vero. Queste affermazioni così tranciate. Non è vero. Con questa amministrazione sono state riconvocate le commissioni per le graduatorie ERP e per le graduatorie di emergenza abitativa che non venivano riunite da non so quanto tempo, quindi sono state fatte le nuove graduatorie e si sta procedendo proprio nei giorni che precedono questo consiglio, insomma da qualche settimana, con l'assegnazione degli appartamenti. Inoltre è stato verificato, cosa che non era mai stato fatto, che innanzitutto il piano alienazioni proposto dall'amministrazione, non mi ricordo neanche più quella che si perde la notte nei tempi, non è stato mai approvato dalla Regione Lazio, per cui si è andata avanti nel tempo con un piano alienazioni deficitario o sostanzialmente insussistente, soprattutto per quanto riguarda, parliamo delle alienazioni di immobili ERP, e con l'abitudine invalsa nel tempo e che soltanto con un lavoro di approfondimento insieme agli uffici comunali, all'ufficio patrimonio, che ringrazio, si è verificato non esistere il divieto di assegnare immobili presenti nel piano di alienazione, che ripetiamo non è comunque stato approvato dalla Regione Lazio, quindi è un piano che non esiste, e pertanto sono sbloccate anche l'assegnazione di quei determinati appartamenti. Si sta procedendo alla ricognizione per inserirli appositamente nel piano delle dismissioni di tutti gli appartamenti che abbiamo in condomini misti pubblico-privato, proprio perché intendiamo, che questo è l'indirizzo dell'amministrazione, ulteriore rispetto a quello che è già stato fatto finora, intendiamo mettere in dismissione, inserire in un piano di dismissioni tutti quegli appartamenti che sono in condomini, quindi con una compresenza di appartamenti pubblici e appartamenti privati, questo per evitare situazioni di promiscuità che spesso vedono il comune non essere presente o soccombere nel momento in cui ci sono dei lavori decisi dalla maggioranza di condominio su cui il comune ovviamente non può in qualche modo diciamo così, né opporsi né intervenire. Quindi e questo per quanto riguarda il patrimonio ERP. Per quanto riguarda il patrimonio come Casale Sabelli piuttosto che altre situazioni, immagino che al solito stili fuori Santa Lucia Filippini eccetera, si è detto già precedentemente nell'interrogazione che la norma prevedeva che quando il fondo di dotazione fosse negativo non si potesse procedere a alienazioni, dismissioni, vendita.
è cambiata la norma, il fondo di dotazione approvato oggi con la prima delibera di rendiconto di gestione è a zero, pertanto ora si potrà procedere sempre nelle more di un ufficio che abbia diciamo così la struttura per poter procedere, si potrà procedere all'alienazione perché quelli appunto sono inseriti. Quindi il piano alienazione immobili ERP è da riproporre, ristrutturare, gli uffici ci stanno già lavorando nelle more della ridefinizione del piano di alienazioni, comunque l'ufficio sta lavorando nell'assegnazione degli appartamenti e per l'emergenza abitativa e per la e quelli di l'ufficio fotografici di case popolari, quindi si sta procedendo, non è assolutamente fermo, anzi, un studio fotografico a Villa Muti quindi mentre si sta procedendo a quello che è l'ordinaria amministrazione ferma però da anni, questo è da sottolineare, è sempre ordinario. Si sta procedendo anche dall'altra parte alla riproposizione, una rideterminazione di un piano di alienazioni. Quindi le assegnazioni si stanno facendo, le alienazioni bisogna rifare il piano perché appunto non è efficace quello che è stato approvato precedentemente negli anni addietro. Quindi anche qui, insomma, al di là del fatto che si sta portando avanti questa attività, possiamo, se vogliamo, magari discuterne in maniera più approfondita in commissione. Il patrimonio poi comunque è presieduta dal consigliere Lonzi, quindi un consigliere di opposizione, quindi questo se vogliamo discutere. Opposizione tosta poi. In commissione noi siamo pronti e nel caso invitiamo al ritiro della mozione per portare la discussione in commissione. Differentemente è difficilmente accettabile sentirci dire che l'indirizzo politico è fermo, proprio per tutte le ragioni spiegate. Ma chi lo dice? Quindi io le proporrei di discuterne, di ritirare e discuterne in commissione, altrimenti insomma, quello valuti lei, consigliere.